Tagmendo modu sei. Tagmenda wa yo modu sei. E se prima ero solo io, ora sto con l'amico mio. E se arrivi qui anche tu, stringiamoci di più. Tutti pronti, partenza via, incomincia questa euforia, prova a farti sentire. Così stiamo tutti più comodi. Eccole qua, le nostre fanciulle ci portano prontamente delle sedie. Attenzione, perché io lo spiegherò molto velocemente il gioco, perché tutti lo conoscete sicuramente, però c'ha sempre il suo fascino. Oh, questa è una a te e una, quella a me. Allora, su questa sedia numero uno, Giuseppe, mettiti qua. Numero 2, Topo Gigi, mettiti qui. Numero 3, ti metti tu. E io mi metto qua. Voi farete il contrario di quello che faccio io. Il contrario, se io mi siedo, noi ci alziamo. Se io mi alzo, noi ci sediamo. Ricapitoliamo, quando io mi siedo, mi alzo. A voce. Quando mi alzo, mi siedo. È facile? È difficile? No. È un gioco così semplice e banale, diciamo, che una volta che abbiamo spiegato le regole, quelle sono. Non è che... Infatti i risultati già si vedono. Beh, oh! Cioè, non è che le dobbiamo spiegare tante volte le volte più scappate. Oh! E lo so che stai in pensione, ma cucir vita... Adesso, oh, perché vedi, cioè, sembrava difficile il gioco, però una volta che abbiamo messo a fuoco le regole, quelle sono e quelle non è che... Siccome è troppo facile, ho portato anche il cappellino... Cappelluccio, eccoli qua, grazie, grazie. Uno a testa, stessa cosa. Oh, when I meet you, leave. Oh, leave, capo, il contrario. Hai capito? Il contrario, when I leave, meet. I meet you, leave. Leave. When I leave, you meet. To leave e to meet in the book street. È un po' di inglese, capisci a me? Me. Sì. Quando me lo tolgo, poi mi alzo e me lo metto. L'ansia, mi stai facendo l'ansia. Figuriamoci, mo che gli do la cannuccia, che cosa succede? Ultima difficoltà con la cannuccia, ce l'abbiamo la cannuccia? Ah, grazie, ragazzi. Grazie, gentilissime. Allora, eccole qua. Allora, io me la metto, voi no. Volgo. E da me. E da me. Tutto questo con la musica. Allo stop della musica, chi non sta al contrario ci lascia. Voi siete la giuria. Allora, ricapitoliamo. Quando io mi alzo, mi siedo. Se mi metto il cappello, me lo tolgo. Se mi tolgo la cannuccia, a petto. Dove? In bocca. Come la mela. Attenzione. Allora, io parto in piedi e voi seduti. Cannuccia in mano e voi in bocca. Cappello in testa e voi in mano. Musica, maestro. Quando il sole se n'è andato e la notte si fa scura, senza stelle, senza luna, c'è una grande luce nel cielo. Quando in fuori
Scusate, mi siedo io o mi siedete voi? Non lo so. Voi non vi conoscevate tra di voi, eh? Non vi conoscevate. Questo è il bello di questi momenti, uno interagisce. Tre amici non si conoscevano, adesso si conoscono. Se domani vi incontrate, potrete dire, ti ricordi la figura di merda che ne fate tre? Cioè, da qualche parte, in carcere vi incontrerete sicuramente, voglio dire. Allora, pronti? Cannucci in bocca, ragazzi, attenzione, vai! Quando in furia la tempesta ed il tuono fa paura, in campagna o fra le mura, San Eusebio è qui con me. Che poi a guardarlo mi confondo pure io, cioè. Che però posso andare per i fatti miei, cioè come un tocco di confusione, non lo so, è una cosa strana. Babù, attenzione. Mi volete dire, non mi pica scaffare da me. È così, una malattia contagiosa. Dio li fa e poi li accorge. Beh, pronti? Se la notte si fa scura, senza stelle, senza luna, c'è una grande luce nel cielo. Viva San Eusebio, salvatore dell'anima mia. Viva San Eusebio, salvatore del mio cuore. Quando in furia la tempesta e il tuono fa paura. Uno guarda all'altro e sì. Facciamone un applauso, mannaggia che miseria. Mannaggia, che dolore, che dolore. Coglionito, ma proprio, eh? A che appartiene sta la famiglia di Russo, no? A te appartiene. Ma cosa si, proprio nasce così o diventa? È così. Signor Ciro, applauso a tutte e tre, voglio un applauso. Dobbiamo decidere il vincitore, lasciate i cappelli sulla vostra sedia, portiamola indietro. Attenzione ragazzi, perché qua il premio è bello. Allora vieni qui, vieni qui, tu stavi al centro, l'uomo marsupio, attenzione, tu stavi qua, ma là sarà le chiavi del carcere pure, no? A pistola. Se vi è un applauso solo a uno dei tre, se lo fate a lui non lo potete fare a lui, allora, o a lui o a lui o a lui. Se vi è piaciuto il numero uno, che lui, applauso per il primo. Giusto la famiglia, non è. Se vi è piaciuto il numero 2, applauso per lui. Neanche la famiglia. Se vi è piaciuto il numero 3, applauso. Hai visto quanta beneficenza quest'anno? Proprio la Caritas, eh? Il nome Giuseppe, no? Signori, vince Giuseppe! Le mani sulle braccia! Hey! Ai ai ai! Ha!
Ferrero. Wow, guardate un po'. Avevo promesso la collezione del Voodoo. Abbiamo volume 1, 2, 3, 4 e anche il film di Non me lo dire. Tu hai vinto uno di questi DVD. Scegli quale vuoi. C'è l'imbarazzo della scelta. Non me lo dire. Questo è il film e quelle sono le barzellette. Il film, questo è per te, c'è anche te, c'è tutto. Sei contento? Anche voi siete fortunati, che se lo volete non lo potete più comprare stasera. Quindi, che colpo di culo, eh? Mannaggia la miseria. Aspetta, non scappare, no. Anzi, sei così felice che lo dici a tutti. Qui ci sono, anzi nel Mudù ci sono 2 ore di barzellette. Dillo, comunicalo, sono un bravo comunicatore. Ci sono 2 ore di barzellette. Allora, nel Mudù ci sono 2 ore. Nel Mudù ci sono 2 ore di barzellette. 2 ore di barzellette. E vi dirò di più. Bravo. Ci sono anche le sigle. Ci sono anche le sigle? La domanda a me. Oh, devi dirlo come lancio. Ci sono anche, allora, ci sono 2 ore di barzellette. Ci sono 2 ore di barzellette. E vi dirò di più, E vi dirò di più. Questa è brava. Ci sono anche le sigle. E vi dirò di più. C'è anche il backstage. C'è il backstage. Backstage. Questo è un piatto tipico di Brindisi, il backstage. C'è anche il backstage. Ti piace spari tutte e tre come stai? Sei un bravo. Comunque grazie. Fatti vedere, mi raccomando, da uno bravo però, per favore, se no non pensi che passa facilmente. Sei un grande. Io voglio un applauso a tutte e tre. Grazie! Ciao! Grazie. Chi lo vuole il DVD, alla fine lo spettacolo può chiedere alle spalle del palco, qualsiasi edizione. Aspetta che qualcuno deve cadere, me lo sento. Voilà! Beh amici, come ho detto grazie a loro, io vorrei dire grazie a tutti voi. E beh, perché noi abbiamo fatto 12 anni di Mudù, però se io ho fatto 12 anni di Mudù col gruppo è solo grazie a voi. Grazie a voi che avete seguito il nostro programma, perché uno col telecomando cambia canale e a noi non ci calcola più nessuno. Noi ci abbiamo messo l'impegno, però voi ci avete sempre seguito e io vi voglio dire grazie, non con una barzelletta. Non voglio neanche dirvi grazie a parole, voglio dirvi grazie in musica. E mentre scorrono 12 anni di Mudù, io vi dico grazie a tutti con una bella canzone di Gianni Morandi. Qual è? Grazie? Ah, fate così. Ma chi l'avrebbe detto mai, come è volato il tempo? La vita forse va così, ti affianca e ti sorpassa. E tu che tiri dritto, mi sembra sempre di andar piano, invece insegui la tua strada e sei arrivato fino a qui. Ma chi l'avrebbe detto mai? Grazie a tutti, con il cuore a tutti quanti, a chi mi vuole bene, chi mi ha insegnato a guardare avanti ed anche a chi mi ha fatto male, mi è servito per capire, grazie a chi mi ha detto no, a un sorriso sconosciuto, ad una donna ed un amico, e a quella porta chiusa in faccia, a chi non mi ha tradito quella volta. È una questione di ironia, se vuoi sdrammatizzare, e quando pensi di sapere, hai ancora da imparare. Se corri arrivi più veloce,